Alex Belli. Sei caduta in un tranello. Attenta. L'avvertimento a Soleil sorge. GF VIP. Alex Belli avverte Soleil sorge. Sei caduta in un tranello. Attenta. Queste sono state ore molto complicate per Soleil sorge al Grande Fratello VIP 6. Difatti la giovane influencer è stata accusata da Ainet e Sami Youssef di aver fatto dichiarazioni razziste. Accuse che hanno gettato nello sconforto più assoluto Soleil sorge, la quale si è sfogata con Alex Belli. E l'attore si è subito schierato dalla sua parte, cogliendo la palla al balzo per lanciarle un chiaro avvertimento. Sei caduta nella loro trappola, attenta a ogni mossa che fai. Loro non aspettano altro che attaccarti. Alex Belli del GF VIP 2021-22 ha poi rivelato a Soleil sorge che gli altri non vedono l'ora che faccia un passo falso per distruggerla. Come stanno cercando di fare da mercoledì sera. Gli altri non vedono l'ora di distruggerti è palese. E Soleil sorge è subito scoppiata a piangere abbracciando teneramente l'attore. Alex Belli si confronta con alcuni concorrenti al Grande Fratello VIP. Basta mettere alla gogna Soleil. Appena Soleil sorge si è allontanata. Alex Belli ha parlato di tutta questa incresciosa faccenda con alcuni concorrenti del GF VIP 2021-22. E a questi ultimi non ha nascosto di non approvare per nulla il modo in cui Ainet Stevens e Sami Youssef stanno trattando Soleil sorge al Grande Fratello VIP 6, la quale è stata criticata da Claudio Sona. Non si può dare tutti contro a una persona. Basta metterla alla gogna. Non si può. Ma si rendono conto di quello che stanno facendo? Alex Belli, il quale è stato attaccato da Francesco Oppini, ha poi confessato di essere assolutamente contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Quello che stanno facendo è metterla alla gogna. Soleil sorge nell'occhio del ciclone al GF VIP 6. Alex Belli non ha dubbi. E, sbagliato. Alex Belli ha poi concluso questo suo lungo sfogo al Grande Fratello VIP 2021-22. Asserendo di non aver alcun dubbio nel credere che Ainet Stevens e Sami Youssef si stiano proprio sbagliando a comportarsi in questo modo con Soleil sorge, soprattutto perché sta soffrendo molto. Non mi piace quando si crea un tutti contro una. È sbagliato, poi non mi va di vedere Soleil che sta male per un tranello.
Come andrà a finire tutta questa faccenda? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di stasera del GF VIP 6.